Uomini e donne, ecco che Roberta De Grazia, la corteggiatrice, che in esterna ha tenuto testa a Mariano Catanzaro. Sono molte le corteggiatrici approdate alla corte di Mariano Catanzaro, che stanno tentando di conquistare il cuore dell'ironico tronista napoletano arrivato da poco negli studi televisivi di Uomini e Donne. Tra queste c'è Roberta De Grazia, giovane modella di Napoli, che nella puntata andata in onda ieri pomeriggio ha dimostrato un bel caratterino, tenendo testa a Mariano e cercando di contrastare il suo spirito decisamente focoso e passionale. La bionda campana ha infatti risposto a tono all'ultimo arrivato sulle poltroncine rosse del contenitore pomeridiano di Canale 5, destando ancora di più la curiosità del tronista, che invano ha tentato nell'ultima esterna trasmessa in onda di avvicinarsi alla corteggiatrice. Roberta inizialmente aveva colpito anche l'altro tronista, Nicolò Brigante, che però in un secondo momento ha deciso di proseguire il suo percorso solo con Virginia Stablum e Marta Pasqualato poiché essendo molto vicino alla scelta non aveva senso per lui portare avanti conoscenze, che si sarebbero rivelate superflue. Per la giovane fotomodella è rimasto perciò solo Catanzaro, e le cose tra loro sembrano procedere per il meglio, come vedremo nel corso delle puntate, l'ex corteggiatore di Valentina Dallari si darà molto da fare con lei, facendola anche ben presto cadere nella rete dei suoi baci appassionati. In attesa di vedere come si evolverà la conoscenza tra i due, vi lasciamo una galleria con le ultime foto della giovane napoletana, che come possiamo notare ha anche partecipato alle selezioni ufficiali di Miss Mondo qualche anno fa. Cosa ne pensate? Riuscirà la giovane a far capitolare ai suoi piedi Mariano?